alla Scala d'Onore. Il muro di Berlino è appena crollato, neanche un mese dopo, per la prima volta dai tempi della rivoluzione d'ottobre a Mosca, il presidente del regime sovietico viene ospitato e accolto dal Papa polacco, da Giovanni Paolo II in Vaticano. Sono momenti di una forza e di un significato storico altissimo e spesso oggi noi tendiamo a dimenticare il ruolo straordinario che ebbe quest'uomo, Mikhail Gorbaciov, nella soluzione in fondo pacifica, incruenta, di quella stagione drammatica e tragica che va sotto il nome di regime sovietico e di guerra fredda. Primo dicembre 1913, la casa automobilistica statunitense Ford Motor Company perfeziona il metodo della catena di montaggio e introduce la divisione dei ruoli fra gli operai. Il successo del modello dà il via all'era detta appunto del Fordismo, ovvero della produzione di massa. Un esempio di lavorazione a catena lo troviamo già all'inizio del XX secolo nel macello di Chicago, dove la lavorazione della carne di maiale avveniva mediante un trasportatore aereo che faceva percorrere all'animale un tragitto.